io volevo ricollegarmi proprio a questo argomento e anche, diciamo, al fatto che il signor Storaro comunque durante la sua carriera ha studiato tanto in maniera autonoma, per chiedere appunto quanto può essere importante, oltre lo studio classico, diciamo, per intraprendere questo tipo di carriera, quanto può essere importante quel qualcosa in più, appunto quella cultura personale, quella voglia di studiare, di sperimentare, per smuovere qualcosa che forse in Italia soprattutto si è un po' bloccata. Prima si parlava dei grandi artisti, dei grandi architetti. Nel cinema si dovrebbe sbloccare qualcosa che faccia la differenza. Ecco, questa era una domanda. Sì, no, grazie. Io torno a ripetere per quel tipo di percorso che ho fatto. Ho avuto degli stimoli, a volte grazie a dei consigli, degli amici, a volte a dei grandi maestri, a volte a delle opere, ascoltare un pezzo di musica di Mozart, per leggere un Čechov, per guardare Caravaggio, eccetera, che hanno stimolato per me la necessità di conoscere quelle arti che non conoscevo. E la cosa molto bella è che io sento il bisogno, dopo un certo tempo, di fare film, praticamente dopo un film di un certo rilievo o di tempo difficile, complesso, di fermarmi e fermarmi almeno per un anno e studiare. Studiare sul serio, cioè trovare i libri giusti che mi hanno servito di conoscere i significati dei colori e poi i significati degli elementi e delle muse e poi dei visionari e invece sto studiando i profeti. Cioè, rimanere con quel tipo di stimolo di essere un eterno studente. Per finire la risposta alla digitalizzazione o meno, il fatto che ho detto entriamoci pure, magari possiamo pure vedere di come innovarlo, tutti e quattro i film che ho fatto con Woody Allen, non soltanto ho portato la digitalizzazione del master HD, ma li ho trascritti in HDR, High Dynamic Range, che è il nuovo sistema che ancora non c'è sul mercato. Ma è quello che staranno portando avanti Amazon, Netflix, tutti i vari progetti finali, e lì si vedranno, no? Quel numero di informazioni cromatiche, di sfumature, eccetera, che non abbiamo visto in nessun proiettore fino a oggi. Ma non puoi arrivare a quel livello col 16 mm, perché non c'ha le informazioni, quel pezzettino di microlino così, per poi farne un ampliamento su un HDR. Quindi ci vuole un sensore che registra tanto, cioè il 35 mm lo faceva, ma non il 16, non il 8 mm, insomma. Cioè, quindi i quattro film che ho fatto sono pronti per il futuro, non per il presente. Maestro Saura, per concludere questa masterclass, lei è un eterno studente anche lei, quanto studia e cosa ci dobbiamo aspettare ancora dal suo cinema? Dipende della salute, dipende Sicuramente facciamo gli la scongiuri. salute è lo primo, e dipende, no? Beh, io tengo molti progetti, il problema è si llegaría a hacerlo, ¿eh? Soy consciente de mi edad ya, tengo 90 años y bueno, me faltan unos meses todavía, para cumplir 90 años. Y soy consciente de que la edad cuenta muchísimo en la vida, ¿no? Pero no sé. El futuro en todo caso es problemático, ¿no? Como siempre. Pero hay un dibujito de Goya que a mí siempre me ha fascinado muchísimo, que es un hombre mayor que está apoyado, muy, muy mayor, apoyado en dos bastones. Apoyado en dos bastones y debajo dice, aún aprendo. O sea que siempre se aprende algo, para bien o para mal. Beh, devo dire che si tratta di una domanda difficile, dipende molto dalla salute. Io ho tanti progetti in ballo, ma il problema è se avrò il tempo di poterli ultimare. Ho 90 anni, anzi, mi manca qualche mese per poter compiere i miei 90 anni e so che l'età conta molto. Il futuro è problematico. Mi piace molto un quadro di Goya dove si vede un uomo abbastanza anziano che si appoggia su due bastoni e che dice ancora devo imparare. Non c'è un finale migliore per questa masterclass. Vittorio Storaro, Carlo Saura, grazie.
di essere stati antichi.